storia lunga 51 anni. La società Hockey Club Mondeno è nata nel 1963 grazie al dottor Bonini, Adriano Bonini, al quale fra l'altro l'amministrazione comunale ha intitolato la palestra qua del centro sportivo Biec. E grazie a, diciamo, è nato nel rione del Santissimo, nel quartiere del Santissimo, fra amici, conoscenti, parenti, un po' come si fa nei paesi, no? E quindi ha cominciato con un manipolo di ragazzi e credo che neanche lui avrebbe mai pensato che dopo 51 anni la sua società fondata sarebbe ancora qui. Noi adesso stiamo investendo molto, tantissimo sul settore giovanile, abbiamo una prima squadra che fa la serie A2 e puntiamo quest'anno a lanciare i nostri ragazzi. Siamo una, credo, l'unica società a livello dell'Emilia Romagna che ha solo indigeni, solo ragazzi del paese. Oltre la prima squadra, con tante giovani promesse. Allora, a differenza di anni fa, dove praticamente si puntava tutto sulla prima squadra, perché ovviamente è come il miele per le api, per gli sponsor, la prima squadra gioca in Serie A, va a Cagliari, Catania, Roma, e quindi gli sponsor sono finalizzati a finanziare, diciamo, la prima squadra. Però bisogna avere anche un occhio per i nostri ragazzi, perché se tu non dai come dire, una valvola di sfogo, non incominci a inserire i tuoi giovani, non riesci ad andare avanti, hai solo una prima squadra finalizzata agli sponsor, ma che prospettive dai? E quindi ci siamo dati questo obiettivo di puntare sul settore giovanile. Adesso abbiamo una trentina di ragazzi comunque che quest'anno cominceremo a lanciare, abbiamo anche dei 15-17 anni che possono già giocare, e questo è il nostro obiettivo, dare la possibilità e spazio ai nostri giovani, in modo che anche loro in futuro insegnino ai futuri giovani, e così insomma che la società continui, speriamo di festeggeranno loro il centesimo, ecco. Un presidente in campo. A parte che è un onore, però è un grandissimo impegno. Intanto, uno, perché io sono una persona di campo, non sono una persona a cui piace stare dietro le carte, quelle cose lì. Io ho sempre allenato i ragazzini, per questo mi allacciavo al discorso dei ragazzi. Credo che il futuro sia nei nostri ragazzi, e per me essere presidente della società vuol dire mandarla avanti al massimo, però senza dimenticare le nostre origini. Cioè, noi siamo una società umile, siamo un po' come Chievo Verona in Serie A, cioè non è che dobbiamo fare chissà cosa, noi ogni risultato che raggiungiamo ce lo studiamo, perché gli altri ovviamente magari sono anche le città più importanti della nostra. Tenete conto che Mondeno, ci siamo 15.000, per noi è un grande onore, penso anche per l'amministrazione, avere questa città che comunque da anni è sul campionato nazionale. 15 atleti in nazionale. Bene, noi siamo partiti con la Serie B, io ho cominciato che avevo 10 anni, quindi nel 74. Abbiamo avuto vari atleti che si sono succeduti con la maglia della nazionale, abbiamo dato vari atleti, anch'io ho giocato in nazionale per qualche partita, comunque abbiamo avuto una quindicina di atleti, e poi diciamo il nostro botto, la nostra permanenza in Serie 2 è cominciato nel 99. Noi praticamente dal 99 ad oggi siamo retrocessi una volta, e poi abbiamo sempre fatto A2, A1, A2, A1, questo grazie anche al campo sintetico, che ci ha permesso di allenarci su un campo che è previsto a livello internazionale, mentre prima era in erba, quindi cambia completamente il tipo di gioco. Sull'erba la pallina rimbalza, sul campo in sabbia sintetico non rimbalza, quindi cambia completamente l'impostazione. Una palla che non si calcia. Nell'hockey su prato si può toccare la pallina solo con la parte piatta del bastone, quindi solo con una parte del bastone. E si può tirare dentro l'area, cioè un'area di tiro, non è come nel calcio che uno tira, anche se è molto estremamente pericoloso se uno comincia a tirare forte da 70 metri, quindi c'è un'area di tiro e non si può colpire la palla con i piedi, ecco, questo è uno dei più importanti. E non c'è fuorigioco come nel calcio, queste sono le regole più importanti, ecco. Uno degli sport più articolati. Secondo me è anche uno sport difficile, se ci pensate a livello olimpico, sport di squadra con un attrezzo, quindi dove devi coordinare i tuoi movimenti con un attrezzo e con i compagni di squadra, credo ci sia solo l'hockey, non ricordo altri sport di squadra. E quindi essendo estremamente difficile, prima cominci a giocare col bastone e prendi un po' di confidenza, dopodiché quando arrivi a 13-14 anni cominci con la mazza più pesante, quindi sai già come colpire la palla, come non devi andare sotto la palla, come non devi andare sotto l'avversario. Comunque personalmente ho sempre giocato, mi sono rotto un dito una volta, non ho avuto grossi infortuni, ma neanche altri. Se pensate al calcio o altri sport, cioè capita, metti male un piede, anche il basket, la caviglia o il ginocchio, insomma in tutti gli sport ci si può far male. Non lo ritengo assolutamente più violento di altri.
una clubhouse per il dopo partita. La nostra sede, noi qui ci ritroviamo per le riunioni, ci ritroviamo con i genitori, ci ritroviamo per mangiare qualcosa insieme, è il nostro punto di ritrovo. Fra il primo e il secondo tempo di una partita ci si trova qui a commentare, è il punto di ritrovo, di aggregazione un po' di tutti, anche dei nostri ragazzi. Il nostro, essendo uno sport di nicchia, è molto comporta comunque oneri come uno sport professionistico, di allenarti 3-4 volte alla settimana, il sabato vai via, trasferte importanti. Però non dobbiamo, ripeto, dimenticarci che il nostro scopo è di aggregazione. Noi ci troviamo qui, decidiamo insieme, magari andiamo a fare qualche torneo all'estero, abbiamo tanti amici, io tuttora ho degli amici che rivedo dopo 7-8 anni, con i quali ogni tanto mi ritrovo, e c'è sempre questa amicizia che ti unisce. E, a mio avviso è bello per quello, non è fondato... È fondato sulla passione, non sui soldi. Ecco, se io nella vita ritengo sia più importante la passione dei soldi. Quindi se tu ti appassioni una cosa e ci credi e la porti avanti con passione, scusate se lo ripeto 3 volte, però è vitale questo a mio avviso. Ne ho tanti ricordi, ma tanti. Mi ricordo dei viaggi in treno lunghissimi, tipo arrivare a Roma alle finali con i miei amici, dove allora non riuscivi a prenotare, e quindi lunghi corridoi, dormivi lunghi corridoi. Però questo era motivo di aggregazione, ti univa di più, perché dopo, quando ti ritrovi dopo 20 anni, ma ti ricordi quella volta, che fatica che abbiamo fatto, ma ce l'abbiamo fatta a vincere lo stesso contro quelli di Roma. Cioè, anche andare contro alle cose che non funzionano ti unisce. Infatti questa amicizia ci porta avanti ancora tuttora. Io ho alcuni ragazzi che frequento, che sono miei amici, che giocavano insieme a me 40 anni fa. Ecco, questo secondo me è il motivo per cui probabilmente sono presidente, perché voglio trasmettere questa cosa anche ai nostri ragazzi. Quel titolo tanto agognato. Ah, io dico, a livello personale sono arrivato 7 volte vice campione d'Italia, quindi per 7 volte mi è andata male, non ho mai vinto un titolo e quella ce l'ho qui. Ma non abbiamo mai perso contro la stessa squadra, a volte perdevamo dalla Roma, a volte dal Catania, a volte dal Torino, a volte da Milano, e non siamo mai riusciti ad alzare questa benedetta coppa. Però di alzare l'allenatore quest'anno, che sono andato alle finali italiane con i nostri ragazzi under 14, è andata male, perché quando giochi la partita secca, purtroppo o gira bene o gira male. È girata male, è un destino. Tecnica, atletica e forza per correre dietro a una palla che vola ai 100 all'ora. Un buon giocatore a livello giovanile deve essere bravo tecnicamente. Quando cominci a subire, ad avere il passaggio verso la prima squadra, devi essere anche molto forte atleticamente. Quindi tu puoi essere anche forte tecnicamente, ma se non hai il fisico e non hai il passo atletico, non riesci, perché il campo è grande e la pallina viaggia ai 100 orari, cioè tu non riesci a starci dietro. È molto più veloce rispetto ad altri sport. Ecco, di bello c'è che rispetto al calcio è come il basket, c'è sempre il cambio continuo, quindi tu puoi fare una spezzone di 3 minuti, vieni cambiato da un altro che fa altri 3 minuti alla massima velocità. Ecco, per questo magari ti consente di giocare fino a 40 anni, perché tu puoi fare degli spezzoni di partita, dare il tuo apporto per quel poco che riesci a dare, però per quei pochi minuti dai il massimo. Ma sì, anche perché dico, è bello anche ricordare la nostra storia, perché cioè, senza il passato non vivresti il presente, non avresti un futuro. Quindi credo che il futuro ce l'abbiamo impostato con i nostri ragazzi, il presente lo stiamo vivendo, e il passato è grazie a chi ha giocato prima di noi che noi siamo qua, ecco.